Il tema della Florence Biennale è I am you, io sono te, e io l'ho voluto interpretare nel mio modo. Io sono anni ormai che dedico la mia arte a Madre Natura, la mia musa ispiratrice perfetta, e da lei traggo quello che è il meglio, quello che ci può insegnare, e cioè che ogni giorno possiamo rinascere, sempre splendenti nonostante le difficoltà della vita. In questo periodo particolare, in questo periodo storico particolare, in cui è davvero difficile dimenticare che ci sono tante persone che stanno soffrendo, e anche in maniera anche grave, e nella Biennale questo è stato sottolineato più volte, io sono te, I am you, l'ho voluto comunque rappresentare attraverso un mio mondo. Ho rappresentato un paradiso perduto, dove chi soffre può rifugiarsi. Il mio mondo, la mia arte è sempre stata un rifugio e adesso lo è ancora di più. Allora io posso rifugiarmi in questo mondo, in questo paradiso, mi posso perdere per poi ritrovarmi, perché in questo paradiso io spero che chi soffre possa trovare anche un solo momento di felicità. E quindi la mia arte, che tende sempre alla gioia, alla rinascita, alla felicità, non è un'arte che dimentica chi soffre, ma anzi accoglie chi soffre e lo abbraccia e spera di dargli conforto. Io sono felicissima di essere qui alla Florence Biennale, la mia prima partecipazione. Mi piace tantissimo, è bellissimo incontrare amici nuovi da tutto il mondo. Le opere sono splendide e quindi non posso che essere grata agli organizzatori e chi mi ha selezionato e mi ha dato questa opportunità. Grazie infinite.